Ebbene, eccoci arrivati dal vostro Marchese del Cripto su YouTube. Sì, avete letto il titolo, oggi parleremo di 6 criptovalute che possono fare davvero la differenza per quanto riguarda gli investimenti nel medio-lungo periodo, e parliamo di criptovalute a media capitalizzazione, quindi non bassissima capitalizzazione con un rischio più elevato, non ad altissima capitalizzazione naturalmente con una possibilità di crescita magari inferiore rispetto a quelle che andremo a citare fra poco. Allora, se tutto questo vi sembra interessante, iscrivetevi al canale ed attiva la campanella se non sei registrato, altrimenti lasciami un bel like qualora fossi registrato, in modo tale che così mi aiuti con l'algoritmo di YouTube. Benissimo, allora cominciamo a parlare di queste criptovalute, che ve ne dirò 6, in realtà più una bonus, perché una bonus mi interessa che voi magari mi scrivete sotto che cosa ne pensate, perché sono indeciso e mi interessa sapere la vostra opinione al riguardo. Cominciamo subito con dei disclaimer: tutto quello che vedrai naturalmente non sono né consigli finanziari né consigli di investimento, perché naturalmente non sono un mago. Per quanto riguarda il secondo aspetto, naturalmente potrebbe essere importante anche il timing d'ingresso, perché naturalmente entrare ai massimi sicuramente non fa piacere a nessuno, e acquistare minimi e entrare magari quando il prezzo è un po' più basso, si possono acquistare più pezzettini di quella cripto con lo stesso investimento, ma con un orizzonte temporale un po' più lungo andremo naturalmente a mediare questo aspetto. Le criptovalute le ho scelte per quanto in base alla capitalizzazione di mercato completamente diluita, quindi non teniamo in considerazione il rilascio dei token. Benissimo ragazzi, quindi spero di avervi risposto, e ancora prima adesso quindi cominciamo subito a dire le criptovalute, che non stanno in ordine cioè sono messe in ordine casuale, non stanno fra la migliore e la peggiore, insomma, quindi non hanno un ordine ben definito. La prima criptovaluta che andremo a trattare oggi, in questo caso parleremo di BitTensor e il suo token Tao. In pratica è un progetto legato sia all'intelligenza artificiale che appunto alla distribuzione decentralizzata della stessa, quindi dà delle reward per chi fornisce queste per chi potenza computazionale fondamentalmente per elaborare questi dati, e allo stesso tempo quindi splitta questi dati su diversi computer che naturalmente poi dopo la elaborano. È molto molto utile quindi per quanto riguarda proprio appunto il settore dell'intelligenza artificiale, che probabilmente potrebbe essere il futuro sia delle cripto che poi che proprio per quanto riguarda naturalmente la nostra vita. Quindi diciamo decentralizzare il tutto è naturalmente un aspetto molto più vantaggioso rispetto a sia anche per un discorso di spesa rispetto ad avere tutto centralizzato. Quindi attenzione a Tao, è cresciuta davvero tanto, ma potrebbe crescere molto molto di più in futuro. La seconda criptovaluta che andremo a trattare oggi, in realtà parleremo di Caspa. Caspa è una criptovaluta che mira ad essere fondamentalmente la nuova Bitcoin, se così vogliamo dire. Bitcoin, dopo l'avvento degli ETF, ha perso probabilmente quella parte romantica che noi tutti volevamo quando è nato fondamentalmente Bitcoin, ma allo stesso tempo ha la possibilità di poter crescere davvero davvero tanto, quindi Caspa. Perché? Perché Caspa è arrivato ad essere questa blockchain con questo metodo di convalida dei blocchi un po' particolare. Naturalmente per quanto riguarda la sicurezza è ancora un po' tutta da dimostrare, perché non ha naturalmente lo storico che ha Bitcoin, non ha naturalmente tutte le transazioni che ha Bitcoin. Allo stesso tempo hanno implementato, stanno implementando la possibilità appunto di avere anche smart contract sulla stessa blockchain di Caspa. Davvero molto interessante. Caspa è salita anch'essa tantissimo rispetto a quando è uscita, ma anche in questo caso potrebbe avere un ampio margine di crescita. Ragazzi, prima di dirvi le altre criptovalute, vi voglio ricordare il nostro partner, in questo caso parleremo di Bitmart, l'exchange, quindi tutte queste criptovalute che sto dicendo ed altre le troverete direttamente su questo exchange. È possibile direttamente comprare e vendere in maniera molto semplice, c'è la possibilità di fare trading sui future, quindi non solo sullo spot, sulle criptovalute in sé, ma trading sui future, il tutto senza necessità di fare verifica dei documenti per chi non ne avesse bisogno, almeno per il momento, e allo stesso tempo è possibile utilizzare come bridge, quindi per spostare cripto da una blockchain ad un'altra. Insomma ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Un exchange storico, perché sta online dal 2017, quindi insomma non parliamo dell'ultimo arrivato, e qui sotto in descrizione è ancora valida la promozione 50 e deposita 50 e ottieni 50, quindi a fronte di un deposito di almeno $50 ne riceverete altri 50 di trading bonus. Il link è qua sotto in descrizione, e qua sopra invece il link se volete capire come funziona proprio questo exchange. È possibile acquistare cripto con euro, con spostando altra cripto, con bonifico bancario, insomma davvero molto molto semplice.
Benissimo, come detto, passiamo adesso alla terza criptovaluta. In questo caso parleremo di Ondo. Ondo Finance. Che cosa ha Ondo Finance? Ondo, ragazzi, è un progetto legato al real world asset, quindi alla tokenizzazione di asset reali, e vengono portati e tenta di trasportarli in DeFi, quindi nel Web3. È un progetto che al suo dietro ha fondamentalmente Coinbase, ma non solo, ha, diciamo, accordi anche con altri investitori, con altri partner fondamentalmente importanti, come esempio BlackRock. Per quanto riguarda proprio Larry Fink, il CEO di BlackRock, ha asserito che sarà sicuramente il futuro la tokenizzazione di asset reali nel mondo digitale, e quindi attenzione a Ondo. Una cosa che mi lascia un pochino perplesso, appunto, in questo caso è che stanno in circolazione solo un quinto di tutti i token Ondo, quindi dovranno essere messi altre 5 volte, insomma, quindi questi token nel futuro, quindi probabilmente il prezzo magari potrebbe un pochino risentirne, ma insomma, ma resta comunque sia un progetto molto molto valido, come detto, per quanto riguarda la market cap completamente diluita, ancora ampio margine di crescita a mio modo di vedere. Adesso passiamo all'altra criptovaluta, parleremo di ICP, Internet Computer. Internet Computer è una criptovaluta che a me personalmente non piace, è tutta completamente centralizzata. Ho fatto anche un video al riguardo diverso tempo fa, magari cercatelo nel canale se volete approfondire, insomma, come funziona ICP, la parte aspetto prettamente tecnico, perché non ci si capisce niente, è davvero comunque sia complicato, ma allo stesso tempo adesso è comunque sia sceso di tantissimo e potrebbe essere pronto naturalmente a risalire. Si sono fatti gli affari loro, dietro c'è la Definity, che è un'azienda molto importante, molto grande, con che ha al suo interno, insomma, personaggi di spicco, quindi può essere davvero, ragazzi, interessante. ICP, Internet Computer, sta facendo tantissimi accordi. Attenzionatela, probabilmente adesso hanno finito un pochino di fare gli affari loro, se li faranno uguale, ma ecco. Bene, adesso passiamo all'altra criptovaluta che volevo segnalarvi. In questo caso parliamo di Jasmine Coin, la criptovaluta è il Bitcoin giapponese. Che cos'ha questa cripto? Probabilmente assolutamente nulla, nel senso che non dà niente di nuovo. È sì una criptovaluta che lega la parte aziendale fondamentalmente con la parte utente retail, l'utente finale, quindi che dà la possibilità all'utente di potersi registrare per fornire i propri dati, ma in maniera sicura, quindi utilizzando una crittografia naturalmente, e allo stesso tempo naturalmente però avere la trasparenza della blockchain. A mio modo di vedere, semplicemente perché è molto sviluppata in Giappone, molto diffusa in Giappone, non ci dimentichiamo, insomma, che il Giappone è uno dei stati che ha fondamentalmente più abitanti, fra gli stati che ha più abitanti al mondo, e di conseguenza quindi anche investitori, è un paese molto molto ricco, quindi Jasmine per il futuro potrebbe essere interessante. Si è creata tanta FOMO con la notizia di eventuali accordi che aveva fatto Jasmine con Apple, in realtà poi rivelatesi a quanto sembra infondati, ma è una criptovaluta, insomma, ragazzi, che potrebbe davvero togliere delle soddisfazioni. Benissimo, passiamo adesso a un'altra criptovaluta, parliamo l'ultima prima del bonus, parliamo in questo caso di Arkham Intelligence, quindi ARK, che nient'altro è che quel token, che è quella piattaforma che ci segnala quando vengono spostati i bitcoin da MTGOX, oppure quando vengono spostati qualsiasi bitcoin, qualsiasi criptovaluta, insomma, cioè che tiene traccia di tutti i spostamenti della blockchain tramite intelligenza artificiale anche in questo caso, e quindi diciamo che potrebbe essere molto utilizzata in futuro da parte di investitori istituzionali, quindi potrebbe essere sfruttata davvero davvero tanto. Il token in sé non è che ha grandissimo valore in questo momento, sono sicuro che gli verrà dato molto molto, gli verrà attribuito più valore in futuro, ma è un progetto che potrebbe davvero rivelarsi interessante. Anche qui c'è, comunque sia, parlando appunto di un discorso di emissione, naturalmente anche qui dovranno essere emessi altri token, perché anche in questo caso ne sono stati emessi solo un quinto rispetto al totale, quindi non lo so, ecco, parlando appunto di un discorso di timing, va valutato questo aspetto, ma il progetto di per sé è davvero interessante. E adesso parliamo del progetto bonus, perché l'ho lasciato alla fine, perché ci creda molto, perché mi interessa appunto sapere, insomma, fondamentalmente la vostra, e sto parlando di Toncoin, che è la criptovaluta legata a Telegram.
che Telegram è utilizzato da tantissime persone. Per quanto riguarda il grafico, ragazzi, a livello di grafico non si può dire nulla. Un grafico completamente bullish, quindi sta andando completamente alle stelle. To the moon, il famoso to the moon, ma allo stesso tempo è salito appunto tantissimo, ha avuto un incremento folle, ma quanto ancora può crescere? E l'aspetto che mi lascia un po' più perplesso è il fatto che i primi 10 fondamentalmente holder della blockchain detengono il 70% di tutti i token della blockchain stessa. C'è molto centralizzata, cioè in questo caso bisogna molto fidarsi, va proprio contro tutto quello che ci siamo detti riguardo alla blockchain. Ma allo stesso tempo questa cosa sembra non interessare nulla a nessuno. Abbiamo visto ad esempio Solana, che non è assolutamente decentralizzata, così come lo intendiamo noi, eppure comunque sia il token va bene. Quindi ecco, in questo caso bisogna naturalmente fidarsi. Io di fiducia ce ne ho poca, ma d'altronde non bisogna fidarsi anche quando uno si investe in Amazon di Bezos, piuttosto che se uno investe in Meta di Zuckerberg. Questo è, ragazzi, quindi magari, io non lo so, fatemi sapere la vostra, perché potrebbe essere davvero una criptovaluta interessante per la market cap, quando poi entreranno investitori retail, che in questo momento diciamo scarseggiano, per ritornare insomma ai livelli importanti. E sono indeciso, quindi fammi sapere la tua, che cosa ne pensi qua sotto, anche delle altre cripto. Se ne hai altre che vuoi aggiungere, che reputi possono andare bene, fammele sapere anche esse qua sotto nei commenti. Ma soprattutto, ragazzi, la motivazione, perché se mi scrivete Ciccio non vuol dire niente, cioè ditemi secondo voi la motivazione per la quale Ciccio possa andare bene. E ci vediamo al prossimo video del Marchese Crypto. Come detto, Bitmart vi lascio qua sotto in descrizione, ma anche a fine video potete cliccare sul link. Ciao e ci vediamo.